Io, regà, non so. Cioè, io veramente non so più che pensare. Io faccio fatica. Faccio fatica ad esprimermi. Allora, premettendo che non voglio entrare nei casini che stanno succedendo alla Lazio, perché chi non lo sapesse, proprio in modo rapido, quello che esce fuori, perché io non sono uno che ha queste notizie, non sono un virologo, non sono un cazzo di nessuno, ok? Non avendo notizie dirette, ci accingiamo, come si dice, guardiamo le notizie degli altri e diciamo il nostro parere. Allora, non so perché questo continua a cascare. Allora, so se state seguendo più o meno quello di cui si sta parlando. La Lazio c'ha un giorno tre positivi, un giorno tutti negativi, un giorno sette positivi, un giorno tutti negativi. Non si sa come mai, come si sveglia la mattina, il pomeriggio, la sera. C'ha tutti i positivi o c'ha tutti i negativi. E sta cosa non si riesce a capire. Pare che i parametri della UEFA siano diversi rispetto a quelli della Serie A. Ve ne avevo già parlato, dicendovi che il fatto che la Lazio rischiasse la Serie B è una gran cagata, non è vero. Però pare che i parametri della UEFA siano diversi. Quindi vi faccio un esempio che non sta né in cielo né in terra, prendendo parametri e valori che non esistono, sia chiaro. Se da 1 a 10 tu se sei 6, sei positivo, per la Serie A devi essere 6 per essere positivo, per la UEFA devi essere 5 per essere positivo. Immobile, per ditta, 5,5, parametri che non esistono, sto facendo un esempio. E quindi per la UEFA è positivo, per la Serie A è negativo, e quindi lui continua a giocare in Serie A e non giocare in Champions. Questo ovviamente ha scatenato un casino. Quindi che succede sostanzialmente? Che Luis Alberto stracoscia Immobile, no, Lucas Leiva stracoscia, vabbè, stracoscia Immobile in antro, continuano ad essere positivi e negativi in base a dove si gioca. Sostanzialmente è questo quello che succede. Bene, e fino a qua, no, io ero abbastanza indeciso, insomma, ma pure continuo ad esserlo, nel senso non è una posizione ben delineata. Però poi succede una cosa, io non posso non parlarne, cioè io non posso non parlarne, no? Allora, oggi il titolo della Gazzetta era abbastanza eloquente. Io ve lo vado a cercare. Gazzetta Lazio, no, forse qui trovo la Gazzetta del Lazio, però la Gazzetta dello Sport è relativa alla Lazio. È andata a scagliare una pietra, ma proprio de prepotenza contro la Lazio. E il titolo della Gazzetta era tipo: Lotito esplode lo scandalo, eccolo qua, guarda, ce l'ho davanti. Lotito esplode lo scandalo, la Lazio sta rubando quello e quell'altro, dategli punti di penalizzazione, eccetera, eccetera. Fatto sta che, ecco qua, la pagina, Lazio, tre giocatori positivi ai tamponi molecolari a Roma, Lotito esplode lo scandalo, i test fatti al campus biomedico, gli altri esami al solito laboratorio danno tutti negativi, ora si muove l'ASL. Ok, questo è il titolo gigante della Gazzetta dello Sport. Pare che dietro la Gazzetta dello Sport ci sia anche Cairo. E quindi ovviamente sta cosa all'Odido non è andata giù. E vabbè, sta succedendo un casino della Madonna, come sempre, in pieno stile italiano, perché in pieno stile italiano succede questo della Lazio, succede il tavolino di Juve Napoli, succede Diawara che se viene, cioè, raga, quest'anno veramente è una cosa vergognosa. Quest'anno è una cosa. Non iniziano da 6 partite. Veramente è successo già, Verona Roma, Diawara hanno sbagliato a metà la lista 3-0 a tavolino. Juve Napoli, problemi dell'ASL 3-0 a tavolino. Mo' lo scandalo della Lazio, che oggi sono negativi, domani sono positivi. Oggi sono negativi, domani sono positivi, dopodomani sono positivi. Veramente, raga, non se può fa veramente, non se può fa veramente. Ma la cosa che mi lascia un po' più sorpreso sono le dichiarazioni di Lotito, che per quanto a Lotito gli possa partire la ciabatta, per quanto Lotito possa essere incazzato, per quanto gli possa dar fastidio tutto, posso dire una cosa. Sei il presidente della Lazio. Io sono un coglione. Io sono uno youtuber, parlo di calcio sul web. Quindi io se adesso dico viva la merda, io posso dire viva la merda. Tu, con un po' più di contegno, saresti il presidente della Lazio. E adesso vi leggo le dichiarazioni in pieno stile Lotito, in dialetto Lotito. Che vuol dire positivo? Positivo vuol dire contagioso, no? Anche nella sorca delle donne ci stanno i batteri. Ma mica tutti sono patogeni. Ci stanno a fare gioco delle tre carte. Anche dare è positivo. Oggi nessuno ti dice se è infetto oppure no. C'è un'aleatorietà dell'interpretazione dei risultati. Immobile l'ha valutato il medico. Gli ha rifatto l'idoneità sportiva e la capacità polmonare a riposo e sotto sforzo. Stava meglio di prima. Un altro giocatore che era risultato positivo ai test della UEFA si è andato a fare tampone per conto suo. Ed è risultato negativo. Poi.
Poi qualche considerazione sulla decisione di dare al futura diagnostica di Avellino il compito di processare i tamponi della squadra, sottolineando di aver preso in considerazione prima lo Spallanzani e poi il campus biomedico. Sommagina la gente in fila e noi che passiamo avanti, non mandava che se pensasse che i giocatori avessero una corsia preferenziale rispetto ad altri cittadini. E su Cairo, lui mi odia a morte dopo che ha perso con me. I suoi giornali mi attaccano per questo, ma perde sempre, è ultimo in classifica. Posso dire una cosa, raga? Posso dire una cosa? Allora, a parte che mi sembrano con tutto rispetto le dichiarazioni di un tifoso, nel senso, se queste cose me le dicesse tipo Total Fred, che saluto, che è un grande amico, e mi dice: è inutile che Sick parla, la squadra sua è settima, va in Champions da 3 anni, noi siamo primi. Sì, c'è sta, è Total Fred, se mo dice Brogna, se mo dice Gabbona perché ti fa stessa squadra mia, se mo dice, che ne so, Fuse Gamer per Napoli. A parte che in questo momento la situazione anche per il Napoli non è delle migliori, anche se poi in realtà fino all'altro ieri non aveva mai perso, quindi vabbè, sta messo bene, ha tolto l'ultimizzazione, eccetera. Un conto è se me lo dice una persona, un conto è se me lo dice Claudio Lotito. A parte che, perché devi parlare devi dire anche nella vagina delle donne ci stanno i batteri? Ma che ci stanno i batteri? Ma che cazzo vuol dire? Anche per terra ci stanno i batteri, eppure non per forza per terra c'è il coronavirus. Cioè, quello che ti dico io, poi il mio pensiero può andare in contrasto con il vostro. Io non sono nessuno, lo ripeto, io non sono nessuno, io sono qui e chiacchiero, ok? Io chiacchiero come chiacchierano tutti, ok? Una cosa che secondo me non ha capito lo Tito, quando dice tipo oggi nessuno ti dice se infetta oppure no, è che non lo sappiamo, è che non lo sappiamo, è che siamo davanti ad una situazione d'emergenza su cui nessuno sa un cazzo, perché se fosse tutto così semplice, probabilmente nei paesi in fascia rossa, in regione rossa, non starebbero tutti chiusi dentro casa, imbacuccati un'altra volta in quarantena. Non ci starebbero, non ci saremmo fatti, se sapessimo questo, 3 mesi, 4 mesi di quarantena, e non ci sarebbe, se fosse così, il coprifuoco alle 10 di sera, almeno qua a Roma, ok? Non sarebbe così, non sarebbe così. Non si sa. Non si sa, in questo momento lo Tito deve capire, ma penso lo sappia perché è un uomo comunque intelligente, raga. Nel senso, per quanto poi uno possa apprezzare o disprezzare lo Tito, fate voi, è comunque molto intelligente. Perché una persona non intelligente non sta lì, una persona non intelligente non ha fatto tutto quello che ha fatto Claudio lo Tito. Lo Tito è una persona molto intelligente, però raga, cioè seriamente, seriamente non capiamo che questa è una cosa che non riusciamo a vedere, che oggi se la prende X, non lo sa. Per una settimana l'attacca a tutti, poi si viene a scoprire che X ce l'aveva, allora tutti in quarantena, ma intanto quelli hanno attaccato a tutti. Secondo te perché siamo con l'acqua alla gola? Perché siamo con l'acqua alla gola? E poi questa affermazione sincera, ma non lo so, perché? Pure ci stanno a fare gioco delle tre carte. Cairo me odia, ma lui perde sempre. È ultimo, a parte che ne è ultimo e terzo, non è che cambi molto. Però dai, fino a un certo punto, raga, fino a un certo punto. Fatemi sapere la vostra. Magari se io capito strana, magari so io. Iscrivetevi al canale, vi ringrazio tantissimo, mi piace. Buon shalala, ciao.